Stefano Ballerini dalla redazione di Tele Firenze Viola Super Sport, notiziario del 31 di marzo. Allora, novità, nella nostra programmazione noi trasmetteremo ogni giorno la registrazione della sala stampa della Protezione Civile integrale, dopodiché entreremo nel merito del nostro notiziario, magari andando anche a entrare nei numeri dei dati che riguardano Italia, Toscana e le notizie che ci arrivano dal mondo. Dunque, intanto una notizia molto molto preoccupante: si complica la situazione in Spagna. Solo nelle ultime 24 ore 10.000 contagi e 849 morti, dato molto molto preoccupante. In Italia oggi dalle 12 c'è stato un minuto di silenzio in tutti i comuni italiani con le bandiere esposte a mezz'asta in segno di lutto, rispetto e omaggio ai tantissimi morti di questa pandemia. Nel dettaglio ribadiamo i dati. Allora, la Protezione Civile vi ha dato, lo avete ascoltato, vi ha dato alcuni dati, io ve li voglio rafforzare. Allora, casi totali 77.635, 2.107 in più rispetto a ieri, ricoverati con sintomi 28.192, in isolamento ci sono 45.420 persone, in terapia intensiva 4.023, le guarigioni assommano a 15.729 più 1.109 rispetto a ieri, è un dato su cui dobbiamo tutti quanti sperare ed aggrapparci disperatamente. I decessi di oggi sono 837 più 421 per un totale di 12.428. A fronte, in Italia il dato dovrebbe essere questo, 506.968 tamponi effettuati. In Lombardia casi totali sono 43.208, i positivi 25.124, ricoverati con sintomi in 11.883, terapia intensiva per 1.324 persone, isolamento domiciliare per 11.917, i guariti sono 10.885 a fronte purtroppo di ben 7.199 decessi. Tamponi effettuati in Lombardia 114.640. Dunque, in Lombardia arriva la notizia che oggi in 10 giorni è stato completato e inaugurato il nuovo ospedale costruito nei padiglioni della ex Fiera di Milano, entrerà in funzione lunedì con 200 posti letto. Guido Bertolasi, il commissario straordinario, dal suo domicilio dove sta effettuando la quarantena, ha detto: promessa mantenuta. Allora, c'è una ribattuta da agenzie, dunque direbbe che purtroppo è un altro dato assolutamente importante e drammatico. La Federazione Nazionale dei Medici degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri comunica che sarebbe salito a 63 il numero dei medici morti per coronavirus in Italia. È uno degli elementi più drammatici di questa epidemia, il contagio e la morte di persone che non hanno fatto altro che il loro dovere, spesso andando anche ben oltre quello che solitamente gli viene chiesto di fare. C'è una presa di posizione da parte del professor Qi Yunjing, infettologo cinese, vice direttore dell'ospedale universitario della regione di Zhejiang, che guida in Italia la delegazione di 13 esperti che ha appena visitato alcuni ospedali del nord Italia. Intervistato da Repubblica, ha detto: attenzione, servirebbe un vero blocco collettivo delle attività come è stato fatto in Cina, con rifornimenti alimentari per quartieri o blocchi di palazzi. Serve il controllo rigido della diffusione del contagio, altrimenti non finiranno mai le persone da curare. Ed è così che gli ospedali, i vostri ospedali, sembra siano andati in tilt. Non vi sono altre misure, lo dico perché noi l'abbiamo sperimentato da poco. Ci tengo che il messaggio passi in tutto il vostro paese. Il medico parlerebbe anche di livelli di protezione del personale sanitario che sono sicuramente inferiori ai nostri. Parla di maschere tutte protettive in Twivec. Le maschere generiche non bastano, l'impressione è che gli operatori non siano abbastanza tutelati, forse per mancanza di risorse effettive o all'inizio di mancata comprensione della gravità del problema. Come notizia, è un'altra notizia
per fortuna non ci sono problemi, scossa di terremoto di magnitudo pari a 3.0 della scala Richter che si è verificata nei pressi di Bologna questa mattina alle ore 3.19. I sistemi sismologici hanno segnalato l'epicentro a Fontana Felice, in provincia di Bologna. La profondità stimata è stata di circa 8.6 km. Per fortuna, vista la lieve entità del sisma, non si segnala alcun danno e alcun ferito. Veniamo alla situazione toscana. Allora, ad oggi 4.608 i casi totali, positivi 4.226, ricoverati con sintomi 1.120, in terapia intensiva sono 293 persone. I contagi nelle ultime 24 ore 196 più 4%, che è l'incidenza di crescita minore dall'inizio della crisi, per un totale di 4.608. In isolamento domiciliare ci sono 2.833 persone, 37 sono le guarigioni virali, 10 le 101 le dismissioni cliniche, per un totale di 138. I morti purtroppo sono 13, che portano a 244 totali, segnalati a Capannori, Piombino, Pontremoli, Pontedera, Massarosa, Pisa, Empoli, due purtroppo nella vicina Campi Bisenzio, Vaglia, Prato, Pian di Scos, Siena. La Toscana purtroppo è la settima regione per decessi in Italia. Sono stati effettuati in totale 33.165 tamponi, di cui 3.066 nelle ultime 24 ore. In questo dato, in questa classifica ipotetica, la Toscana è la quinta regione. Ci arriva una notizia che lo SNAM, il Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici, la FISMU, Federazione Italiana Sindacati Medici Uniti, il COBAS, ASL, Toscana Centro e rappresentanza dei sanitari del 118 che operano sulle autoambulanze, hanno denunciato, attenzione, il governatore della Toscana Enrico Rossi, l'assessore alla sanità della Regione Toscana Stefania Saccardi, Piero Paolini, direttore del Dipartimento regionale per la maxi urgenza, per accertare se sussistano gli estremi per i reati di istigazione a delinquere, lesioni colpose gravi, epidemia colposa, omissione di atti d'ufficio, per aver fatto adottare mascherine del tutto inadeguate, si fa presente, per tutto il personale medico impegnato per questa lotta al coronavirus, facendo applicare regole i sindacati ritengono deontologicamente scorrette, imposte alla Regione Toscana nella procedura per il trattamento dei malati. Intanto a Firenze si è data disponibile ad accettare l'arrivo dalla Lombardia, zona Bergamo, di oltre 30 bare da poter avviare i nostri forni crematori cittadini, dato l'eccezionale intasamento in Lombardia. Dalla Regione arriva anche una bella notizia, nel caso che da oggi viene data via libera alla cassa integrazione alle varie misure di liquidità previste dall'ultimo decreto legge. Chiudo riportando il solito appello giornaliero che faccio da questi teleschermi: bisogna riaprire immediatamente, nel minor tempo possibile, gli ospedali di Massa e Carrara per supportare le regioni più intasate, Lombardia, Veneto e la vicina Emilia-Romagna. Mi introduco nello sport perché devo darvi un'altra notizia molto molto preoccupante. Allora, vi ricordate Pierino Gavazzi, il campionissimo del nostro ciclismo, sta lottando purtroppo per la vita contro il coronavirus. Vincitore della mitica Milano-Sanremo 1980, sta lottando contro il Covid-19 all'Istituto Clinico San Rocco di Ome. Classe 1950, il velocista bresciano è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, potenziato appositamente per combattere questa emergenza, è sotto casco per l'ossigeno dopo essersi sentito male nei giorni scorsi. Il figlio Mattia, avvicinato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto: stiamo vivendo momenti e giorni davvero drammatici. Entriamo nello sport cittadino. Allora, vi dico che ci lasceremo al termine di questo notiziario, vi facciamo vedere l'intervista video pubblicata da ViolaChannel.tv ad Alberto Aquilani, ex tecnico dell'Under 18, poi passato alle dipendenze della prima squadra viola con Beppe Iachini, rilevato sull'Under 18 dal rientrante Sergio Buzzo. E poi arriveranno dalla FIN, Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto, le prime parole ufficiali del settore federale dopo il rinvio all'anno prossimo delle Olimpiadi giapponesi, ormai di fatto 2021. Ha parlato prima il presidente della FIN, l'onorevole
Paolo Barelli, dopodiché il direttore tecnico delle nazionali di nuoto Cesare Butini e del CT della nazionale pallanuoto, il Settebello campione del mondo, Alessandro Campagna. Ci lasciamo qui, vi dico che domani manderemo nella parte sportiva in onda una intervista che Viola Cianni ha realizzato con Matteo Pazzini, allenatore degli Under 17 Viola, un rullo di fotografie con una bella colonna sonora dedicata a Samantha Brizio, pallavolista bella e brava, messicana in forza da Sabino Del Bene Scandicci, che poi a nostra domanda ci ha inviato, ci invierà un rullo di fotografie per ognuna delle proprie tesserate che noi faremo vedere una volta a settimana, probabilmente il venerdì, all'interno del nostro casalingo Firenze Viola Super Sport. Domani manderemo anche un rullo fotografico che ci manda Silvano Galassi, relativa a ripercorrere gli impegni della Fiorentina in Coppa Campioni. Manderemo anche successivamente dei rulli di fotografie dei vari incontri viola del nostro Giacomo Morini, tanto per tenervi compagnia in ogni giorno, in ogni serata al termine dei nostri TG. Da Stefano Ballerini e dalla redazione di Firenze per la Super Sport è tutto. A voi tutti vada la più cordiale buonasera, mi raccomando, comportatevi bene, state a casa, uscite il meno possibile, solo così cercheremo tutti insieme di raccontarvi ogni sera dati in diminuzione come quelli che attesterebbero una curva che sta lentamente scendendo di questo coronavirus che sta avvolgendo l'umanità in questi primi mesi del 2020. A voi tutti la più cordiale buonasera, a domani, mi mancate, vi voglio bene, mi raccomando, state a casa.